7 luglio. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Atti 2, 37. Compunti nel cuore. La frase che è stata qui usata identifica uno specifico stato d'animo provato da alcune persone dopo aver ascoltato le parole di Gesù. Qui è Pietro a parlare, dopo essere stato riempito di potenza dallo Spirito Santo. Fino a quel momento sapevano ben poco di Gesù e ancor meno della sua missione sulla terra, salvare i peccatori. Alle parole di Pietro, che con grande vigore e amore mostra Gesù nella sua completezza, quelle persone avvertono un turbamento interno, sentono di percepire qualcosa di nuovo, il loro cuore si commuove, credono a quanto viene loro spiegato e sono convinti dei sentimenti che stanno avvertendo. La stessa cosa succede ancora oggi a chi accetta Gesù nella propria vita come Salvatore e Signore. Forse hai sentito parlare di Lui, ma non lo hai veramente accettato. Se lo farai, sarai rigenerato. Istantaneamente qualcosa cambia. Il cuore freme, l'emozione sale, la mente acconsente. Sarai raggiunto dalla grazia, sarai perdonato da Dio.